No, allora guarda che io sento che mi sono stato perché però no, mi sembra poi se lo dimmi che non potrei meno già è cominciando a trovare ok, quindi se vuoi non fanno proprio la cosa Scusa. Le acque con il sale. Ah, a me la Legnano, un paio di composti di sera, ripristinati. Ma è stato restaurato? Come qui? Grazie mille, grazie ancora.
paga, ho detto però venite lì con i piedi già puliti, eh. E c'era una che fa. Di Ercole Zuavi, corpo francese in Italia, il Legnano. Francesi. Insegna il 1947. Gli stemmi Sì,
mezzo, devo fare un giro, secondo che c'era la fiera. Che forno? Sì, sì. Ce n'era uno di quelli lì per terra, di là, di grasso. Paco! 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 Qua ci sono ancora gli uccelli. Ti rigira, Se ne parla già. Girati! No, perché allora, il gruppo e Barbagianni sono... Non arrivare a faccia. C'è qualcosa che si può prendere? Tutto quello che vuole. Grazie. Parco da sud. Va bene. Prenda pure. Grazie. C'è qualche dimostrazione qua del fabbro? Oppure non... Adesso un attimo andato a lavarsi le mani. Capito. Sì, è un lavoro. Capito. Un lavoro antico. Appunto. Un lavoro antico, prenda pure. Sono diversi percorsi. Grazie. Va bene, va bene. Biciclette, quello che vuole. Va bene, grazie. Grazie. Buongiorno. Si sta nelle performance. Un colpo d'occhio.
opera, si può riprendere un po'? Si può riprendere mentre lei lavora? Sì. Com'è che nasce la chiocciola? Cioè... Come nasce? Un pezzo di piatto. Sì. Alla prima battitura, poi c'è l'avvolgimento della prima battitura, la piegatura della parte dietro, poi la battitura punta, che serve questa. Però deve rendere incandescente, non è a freddo. No, a caldo. Ah, appunto, appunto. Sono di questione, c'erano le mondine qua, sì, dico, ma a Melegnano c'era coltivazione di riso, no? No, è che loro si spostavano, andavano verso Pavia. Ah, ho capito, quindi sono... capito. Ah, se lei fa qualcosa poi la riprendo un po'. E siccome sono malfidente, ho due lenti, così se non funziona una... Fate benissimo, belle. Si muove anche la zampa. Pazzesco, è da morire, no? Poi li metti in forno dopo, per fare... fatto come pavimento, come rivestimento del bagno. Ah, con la macchinetta? Con la taglia, con la taglia di taglia, con taglia, con la taglia, e dopo li mette la folla, che è uguale al bagno. Sì. E dopo le dà la bugliaca, le stucca come i pavimenti. Ho capito, grazie. Poi le lavo, il caldo scoppia, pavimento. Quel caldo è quel ferro, quanto fa? Se fai la carta, no? Come? Cosa fai, la pasta? Carta? No, una pelle, sì. Ah, una pelle? Sì. Bella di Daniela. Bella, grazie. Tanto Paola, così ho passato lì. Scusi, qui cosa sono questi? Questo qua è un riccio, praticamente è la versione moderna, diciamo, di dei rami che mettevano sulle arelle per quando il bacco da seta deve bozzolare. Sì.
perché praticamente quando raggiunge quest'età qua, sì, il bacco deve cominciare a fare il bozzolo ho capito, e questo è un supporto, esatto, deve fare perché quando deve fare il bozzolo tende ad andare verso l'alto, una volta gli veniva messo, venivano messi dei rami veri e propri, questa qua è semplicemente la versione più moderna, ho capito, capito. È anche più semplice da estrarre perché magari prima i rami erano un po' intorcigliati, quindi bisognava capito un po' più qua, è più semplice capito da prelevare i bozzoli. Grazie, prego. No, arrivo subito, è vero. Così passi molto spontaneo di nuovo. Dove c'è il campo di scrivere? No, non ho negozio io. E dov'è questo? A Verona. Ah, vero. Ma voi spedite anche? Sì, date l'indirizzo. Duro quel tanto giusto che è minimamente di... Invece con l'acciaio non riuscivo perché... Loro sono un po' tristi, perché sono più e poi la sovina reggiana. Sì, il capogatto, il bambino, la vecchia madonna. Si fa le stavette anche da solo, guarda, si muove la testa. E su da là stella il liceo sedicesimo. E vuoi fare qualche cosa tipo palloncione? Bravissimo, grazie mille. Centro di 53.